c'era la comunità cattolica e vivevamo tutti quanti, quattro, la comunità ebraica, quattro religioni che si viveva in armonia. E nella mia classe, nelle scuole dove io frequentavo, c'erano bambini di tutte queste religioni e vivevamo tranquilli senza accorgerci che eravamo di religioni diverse. Dunque eravamo bambini felici di andare a scuola. Tu che di essere ebreo, quando ti sei accorto che eri ebreo? Mi sono accorto nel 1938, quando sono stato promosso, avevo frequentato la mia prima elementare, la mia seconda elementare nelle scuole italiane pubbliche e quando ero stato promosso molto con alti voti nella mia terza elementare perché ero un bambino che gli piaceva studiare, ero anche ben voluto dagli insegnanti. Sapete che gli insegnanti quando vedono un bambino che si dedica ai studi, gli stanno vicino, lo seguono. E io ero seguito molto amorevolmente dai miei insegnanti, sia nella prima, sia nella seconda, sia nella terza elementare. Mi volevano bene. E anche perché io lo facevo con grande voglia, anche per dare soddisfazione in famiglia, papà, mamma, che ci tenevano a vedere una pagella bella. Era un orgoglio di un bambino come tutti gli altri, insomma. E così che mentre frequentavo la terza elementare appena iniziata, sono stato chiamato dal mio insegnante, quasi quasi in silenzio, mi ha detto: Sami Modiano, sei espulso dalla scuola. Vedete, a me in quel momento mi è caduto il cielo in testa perché non ci credevo, non mi immaginavo mai, mai e poi mai di sentirmi dire espulso dalla scuola. E in quel momento, piangendo e singhiozzando, avendo capito che era la punizione più grave che un alunno può ricevere e non capendo anche il motivo di questa punizione, ho avuto ancora la forza di chiedergli, ma scusi, che cosa ho fatto di male per essere espulso? E vedo ancora l'immagine di questo mio insegnante, poverino, che era molto mortificato, molto dispiaciuto. Sì, perché anche lui si sentiva male. Non voleva darmi questa notizia, ma purtroppo aveva l'ordine di darmela questa notizia. Mi ha messo la mano in testa, mi ha detto gentilmente, non piangere, Sami. Non piangere, mi ha pure asciugato le lacrime, mi ricordo questa scena di questo insegnante e che mi ha detto, no, su, fatti il coraggio, vai a casa. Non ha voluto spiegarmi il motivo, vai a casa, papà ti spiegherà il motivo di questa tua espulsione. E io Certo. tornando a casa, sì, ho avuto la notizia da papà, un papà adorabile che ha cercato in tutti i modi di farmelo capire, ma io non capivo perché non mi sentivo diverso. No, Certo. non mi sentivo diverso. Non E c'era. mi ricordo bene anche che dicevo: No, papà, ti sbagli. Io non mi sento diverso dai miei compagni di classe, però quello che voglio dire ai ragazzi che ci sono là è successo purtroppo. È successo. Io sono stato espulso dalla scuola perché ero di razza ebraica. È una colpa nascere ebrei? Io lo chiedo ai ragazzi. È una colpa? No, io penso di no. E però, purtroppo da quel momento in poi io non ho potuto più andare a scuola. Dunque, sono rimasto alla mia terza elementare, non finita. Non ho una cultura. Beh, insomma, te la sei fatta poi la cultura conoscendo tanta La vita. gente, la vita ti ha fatto la cultura. Ragazzi, pensate, Sami vi ha raccontato quando era ragazzo sui banchi, un po' più piccolo di voi. Pensate se domani la dirigente scolastica che lì vi chiamasse, chiamasse qualcuno di voi e dicesse: tu perché sei piemontese o calabrese, da domani non vieni più a scuola.
e scoprireste di essere differenti perché nati in regioni differenti. Ecco, oggi vi sentite differenti, ragazzi, se siete nati in regioni differenti voi? Beh, è una di quelle sensazioni che non si ha, che non si percepisce fino a che non ti capita fra capo e collo, perché come fai a pensare che sei diverso? Andavate a scuola assieme, giocavate assieme, era famiglie come tutte le altre, normali, quindi è difficile pensare che siate diversi, e invece così era. Tu da quel momento lì con la scuola hai chiuso. Sì, assolutamente. E hai dovuto contribuire anche tu, perché non solo tu hai chiuso, ma anche la tua famiglia, il papà, tutti la mamma. Tutti quanti, tutta la comunità ebraica di Rodi, che eravamo in 2.000-2.500 ragazzi molto più grandi di me, che frequentavano le scuole italiane, ragazzi che avevano finito le scuole, che avevano trovato lavoro nelle banche, negli uffici postali, nelle società commerciali, ragazzi che si erano già introdotti culturalmente nel lavoro, hanno dovuto essere espulsi perché erano colpevoli di essere nati ebrei. Ingegneri, insegnanti nostri italiani che insegnavano nelle scuole italiane, insegnanti ebrei preparatissimi in tutte le materie, che insegnavano nelle scuole italiane, sono stati licenziati anche loro. Dunque è stata qualche cosa che ci ha colpito severamente nel quartiere ebraico. Non potevamo avere una radio, non potevamo avere un telefono, eravamo messi da parte come bestie. Dunque diversi. Non potevamo comprare un giornale, niente, eravamo completamente all'oscuro di tutto, seguiti dal fascismo, che controllavano tutte le nostre mosse. Bastava che qualche ragazzo si raccoglievano per parlare del più o del meno, loro ci accusavano di essere, insomma, di complottare contro il fascismo. Dunque, vedete, punizioni severe e via di seguito. Certo, quindi per voi è stata la fine, sì. Ma anche economica, perché poi come facevate a vivere? Niente. Difatti, siccome questo era successo nel 1938 e la guerra non era ancora iniziata, molte, certo, di queste persone molte di queste persone hanno dovuto emigrare in paesi America, Argentina, Brasile, Canada, Australia, perché la comunità ebraica di Rodi era molto più grande. E fin quando poi è successa che nel 1939, fine 39, inizio 40, è scoppiata la guerra, grazie a Dio, molte persone importanti di Rodi, culturalmente preparate, erano riusciti a spatriare in questi paesi, e la comunità ebraica si era ridotta a 2.000-2.200 persone, i quali hanno dovuto subire la deportazione. Certo, quindi sì, questo è drammatico. La cosa che mi stupisce molto è pensare a che cosa puoi aver pensato tu nel momento in cui non sei più andato a scuola. Che cosa ti è passato per la testa? Che cosa hai capito? Che cosa, perché eri un bambino? Niente, non soltanto io, tutti quanti, papà aveva perso il lavoro pure lui, tutti quanti eravamo in queste condizioni. Anche poi purtroppo subito dopo nel 41, purtroppo per motivi di malattia, ho avuto anche la perdita, sono rimasto orfano di mamma in piena guerra mondiale. Insomma, la guerra è stata pure un'esperienza brutta per me. Perché fa parte della mia esperienza di vita. La guerra l'abbiamo sentita pesantemente a Rodi,
bombardamenti continui ogni giorno. L'isola di Rodi si trovava strategicamente in una posizione molto molto importante e veniva continuamente ogni giorno bombardata, anche perché c'era questa alleanza italo-tedesca, dunque non era soltanto l'Italia che era contro il mondo, era un'alleanza italo-tedesca e infatti Rodi ha subito molto in un tempo di guerra e io ho vissuto e ho un'esperienza molto brutta di questa guerra. La guerra è una brutta bestia e la voglio dire ai ragazzi, state attenti, allontanatevi da questi, di queste cose che fanno arrivare alla disperazione. Certo, questo è sicuramente un problema. Peraltro, tu hai perso il diritto di andare a scuola per le leggi razziali emanate in Italia, italiane. No, sì, ma Rodi era italiana, era territorio quindi, italiano. Certo. Poi però Rodi e tutte le 12 isole. Certo. E poi però sei stato deportato nel campo di sterminio quando sono arrivati i tedeschi lì. Esattamente. Questo è successo l'8 settembre del 1943, subito dopo l'armistizio. Subito dopo l'armistizio è evidente che i tedeschi sì, hanno accettato di lasciare l'alleanza italiana, però non hanno accettato di lasciare l'isola di Rodi. L'isola di Rodi per loro la guerra continuava, per i tedeschi la guerra continuava, e allora hanno fatto subito mano bassa e hanno occupato l'isola di Rodi e poi da quel momento in poi, da qualche giorno dopo l'8 settembre del 1943, bisogna dire che tutto il Dodecaneso non era più governata dagli italiani, ma bensì era occupata militarmente dalle truppe tedesche. E da quel momento in poi tutto il Dodecaneso ha dovuto subire l'occupazione tedesca. E Rodi, ugualmente, ha dovuto subire, insomma, le idee naziste. La vita quindi può cambiare da un momento all'altro indipendentemente da noi. Da un momento all'altro, sì, da un momento all'altro. Ma noi possiamo fare qualcosa per impedire che cambi? Lo diciamo ai giovani, perché cosa siamo? Solo spettatori passivi di quello che succede o no? Purtroppo sì, siamo, come ha detto lei, spettatori passivi, ma dobbiamo noi adulti cercare di fare in modo di far capire a questi ragazzi di fare qualcosa. E dunque, ecco, la mia missione è questa, di andare nelle scuole. Dal 2005 io vado continuamente nelle scuole e ho giurato davanti a questo grande cimitero che si chiama Birkenau, che non avrei mai dimenticato queste persone, perché non si devono dimenticare queste persone che sono state strucidate, ammazzate barbaramente da questi nazisti, da questo odio. Siamo tutti persone umane, siamo tutti uguali e dobbiamo raccontare la storia a questi ragazzi. Questi ragazzi sono la speranza del domani. Per noi sono importanti questi ragazzi. Io mi faccio in quattro per loro, dedico la mia vita a loro per farli capire e farli capire che hanno un cervello e di non farsi coinvolgere da cose che non sono da seguire. Dunque la nostra missione è di dare agli adulti, anche di lei che sta, vi ripeto, a me, tutti quanti, dalla professoressa alla preside, abbiamo questa missione di cercare di coinvolgere questi ragazzi in quello che è stato, per fare capire che questo non deve più succedere, mai, mai, mai più. Quello che io ho subito non lo devono subire anche loro, ma sono loro che devono cercare di farlo in un modo semplice, di farsi in modo di non mischiarsi nelle cose che non sono giuste. Hanno un cervello, Padre Eterno ce l'ha dato questo,
e di ragionare, di capire se stanno sulla strada giusta, sulla strada sbagliata. Certo, la strada giusta molto spesso non è quella del branco, oggi si usa questo termine per i giovani, la strada giusta molto spesso è quella che ti detta il cuore, il cervello, la mente, la cultura che hai. Esattamente. È questo che questi giovani dovrebbero... Ragazzi, se qualcuno di voi ha qualcosa da chiedere, chiedete, perché Sami risponde volentieri, se avete delle curiosità. Se no vado avanti io, ma se avete delle curiosità voi, qualcuno c'è che ha... Dai ragazzi, sarebbe un ragazzo, io sono una loro insegnante, sono la loro insegnante di matematica di scienze, c'è anche un insegnante di italiano, e poi abbiamo ancora un'altra insegnante che... Eccoli qua, vi vediamo, vi vediamo perfettamente. Non ti sentiamo, ti sentiamo malissimo, sentivo però, Sami forse sentiva di meno, dice che i ragazzi sono commossi, che il loro problema è che gli viene il groppo alla gola e non riescono a parlare. Vediamo adesso se capisco. Vediamo se qualcuno riesce. Prego. Bisogna che si avvicini perché da là senza microfono non si riesce a sentire. Dovrete fare una postazione per parlare. Bravissimi. No, non abbiamo sentito. Non abbiamo sentito, L'audio non... No, ma io volevo dire che secondo me perché... No, non riesce ad arrivare il vostro audio, ve lo dico. Allora, il ragazzo voleva sapere come mai, secondo lei... Nonostante tutto quello che la storia ci ha insegnato, si ripetono ancora questi atti di discriminazione, perché il nazismo è ancora così attuale. Ecco. Purtroppo sì, sono cose che succedono e dobbiamo fermare giustamente. E quello che devo dire è giustamente... che queste cose che si dicono molte cose, succedono molte cose, nemmeno male che sono ancora in minoranza, ma perché non diventino in maggioranza, dunque c'è la necessità di darci da fare. Per esempio voglio dirvi una cosa, quando voi fate amici, compagnie, cercate di capire con chi state, con chi non state, che cosa vi dicono, che cosa non vi dicono. Se seguite e capite che questa persona che vi sta vicino vi dà dei consigli sbagliati, ragionate e cercate di capire se dovete seguirlo o no. Dunque, non dipende da noi, dipende anche da voi. Un domani sarete voi a fare in modo che questo non sia più così.
Dunque, fate in modo di capire e di ragionare e di stare, di seguire la strada giusta. Noi facciamo la nostra parte, io sto facendo la mia parte, gli insegnanti stanno facendo la loro parte. Vedete, hanno messo in marcia qualche cosa tecnica per potervi raccontare, dirvi che quella storia è stata così. Voi dovete essere grati di quello che stiamo facendo noi per voi e voi dovete fare anche la vostra parte, ragazzi. Vi ho detto e ripeto ancora, noi siamo felici di parlare con voi. Perché? Perché siamo sicuri che voi siete la speranza del domani. Domani sarete voi a fare il resto. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ma voi dovete fare la più grande parte, di non sentirvi coinvolti da soggetti che non sono giusti. E questo è l'importante, non farsi condizionare. Oggi siamo martellati dalle informazioni, a volte spesso sbagliate. Questi ragazzi devono imparare che... Allora, mi permette? Sì, certo. Voglio raccontare un piccolo episodio. Un giorno mi hanno chiamato in una scuola a Roma, scuola superiori. E quando mi hanno chiamato in questa scuola superiori, erano 500 ragazzi nella aula magna, e gli alunni che mi hanno chiamato per dare la mia testimonianza, che avevo conosciuto in un viaggio ad Auschwitz-Birkenau, erano preoccupati. E io gli ho detto a questi ragazzi, ma scusate, perché siete preoccupati? Vedrete che tutto andrà. Sapete che succede sempre che i ragazzi fanno un po' di baldoria, eccetera, eccetera. E poi io ho dato la mia testimonianza normalmente. E poi è venuto il momento di congedarmi. Ho ringraziato alla professoressa, al preside, a tutti quanti e ai studenti. E sono andato via. E poi prima di andarmene via ho detto, avete visto ragazzi? Non è successo niente, tutto tranquillo, tutto andato a posto. E ricevo una lettera a casa da una studentessa, Arianna, dico il nome di questa studentessa, che faceva la quinta, che l'anno prossimo doveva andare all'università, che mi dice, signor Modiano, ci aveva ragione, eravamo preoccupati. Eravamo preoccupati perché nell'aula magna c'era un gruppo di ragazzi e ragazze che quando hanno saputo che lei sarebbe venuto a dare la sua testimonianza si sono divertiti a scrivere al di fuori della strada svastiche e via di seguito. Cose contro, insomma, verso il nazismo, verso il fascismo. E erano preoccupati, credevano che questi ragazzi mi avrebbero provocato, mi avrebbero messo in condizioni difficili. Invece sono stati là a sentirmi e qualche ragazza di quel gruppo aveva pure le lacrime agli occhi. Dunque vedete che la lettera si spiegava bene, diceva, signor Modiano, per noi è stata una grande sorpresa vedere che questi ragazzi il giorno dopo sono scesi in strada con un secchio e un pennello a cancellare tutto quello che loro avevano scritto. Vedete, io senza volere, non sapevo, no? Ignoravo esattamente che c'era una cosa simile, ho fatto cambiare l'idea a questi ragazzi che avevano preso una strada sbagliata. Questo è un gesto che mi dà lo stimolo di continuare ancora, perché questo succede, purtroppo succede, ma sono cose che devono continuare a succedere, ma siamo noi che dobbiamo cercare in modo, con il nostro incontro, di fare in modo che questo non succeda. Ecco, è un piccolo esempio. No, è un esempio importante perché tu dicevi prima, ragazzi, ragionate con la vostra testa. Questi ragazzi che ti contestavano, che andavano dietro al branco, forse qualcuno di loro, sentendoti, ha messo in moto il cervello. Sì, quindi ha detto, stiamo sbagliando. Si può anche dire stiamo sbagliando. Sì. Si può dire stiamo sbagliando e si può
pensare che è ora di fare le cose giuste. Non tutti li abbiamo fatte le cose giuste per magari in qualche momento, però fa parte dell'esperienza, sì. Anche della nostra vita che dobbiamo fare. Molto bene. Allora, noi poi con Sami torneremo. Qualcuno di voi ragazzi ha qualche altra curiosità, qualcosa che vuol chiedere ancora a Sami, perché poi lo dobbiamo lasciare andare ovviamente, perché noi Sami ci rivediamo sabato. Se Dio vuole. Voi non lo sapete, ma sabato diventa un po' canavesano Sami Modiano, perché sabato diventerò vostro cittadino. Diventa un nostro conterraneo Sami Modiano, perché Sami Modiano e Liliana Segre saranno cittadini onorari di Cintano, che è vicinissimo alla vostra scuola, Castellamonte, quindi diventerà cittadino onorario, quindi sarà sicuramente un bel momento anche per noi, ma soprattutto lo dico a Sami, lo sa già la dirigente scolastica, la professoressa Marchetti e le altre professoresse, perché abbiamo già parlato, noi facciamo un progetto nelle scuole e quindi che marzo-aprile vedrà coinvolte le scuole in una bella ricerca. Ti coinvolgeremo, Sami, perché tu possa suggerire a questi ragazzi che cosa devono fare nella loro ricerca. Salirai in cattedra, eh? farai il professore davvero con loro, perché hanno bisogno di gente come te che racconti la sua storia. Allora, io non voglio trattenerti più di tanto, perché so che se c'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda, sì? Allora, benissimo, dimmi pure. Parla più forte che puoi, eh? Le volevo chiedere cos'è che l'ha fatto andare avanti, nonostante il bella domanda. La forza di andare avanti me la date voi, ragazzi. Siete voi che mi date lo stimolo di continuare. Siete voi la speranza, vi ho detto, del domani, e siete voi che farete in modo che questo che è successo a me non succeda pure a voi. Dunque vi voglio un bene da morire. È un dolore grande per me ricordare quello che ho fatto, quello che ho passato. Non pensate che è stato facile per me, perché ogni volta che racconto la rivedo la mia storia. Però vi voglio bene e lo faccio e lo farò. Fin quando Dio mi darà la forza di farlo, non mi fermerò. Grazie davvero, Sami, per questa tua testimonianza. Se qualcun altro nella scuola. Abbraccio tutti questi ragazzi con un gesto d'amore, di felicità. Insomma, gli voglio bene e auguro a tutti questi ragazzi tanta fortuna, tanta salute, tanta felicità. E di ricordare loro che hanno una famiglia e che la famiglia è importante. La famiglia è importante. Ve lo sta dicendo qualcuno che questa famiglia non l'ha avuta, che la desiderava questa famiglia, e loro ce l'hanno. E dunque di fare tesoro di quello che hanno. Se qualche volta mamma o papà vi fanno qualche osservazione, ve la fanno perché vi vogliono bene. Dunque questo è un suggerimento che do a fianco di quello che riguarda la Shoah. E la famiglia è importante. E questo è un desiderio mio personale. Certo, grazie. Grazie mille. Grazie mille, Sami. Se la preside, mi pare, voleva salutare, così almeno. Allora, grazie. Saluto anche a lei, preside. Anche lei sta facendo un lavoro importante, e questo che sta facendo lei è più importante di quello che faccio io, perché lei li segue di giorno in giorno. E se saranno qualcosa, saranno grazie al vostro lavoro che fate con grandi, grandi sacrifici. Io vos conosco bene anche la vostra parte. Vi abbraccio e vi saluto. Grazie a tutti. Vi saluto grazie. con un shalom, pace.
Grazie, shalom a te, Sabi, shalom. Grazie. Grazie. Grazie.